Benvenuti sul mio canale. Mentre mi trovavo nel bosco per raccogliere altri spuntoni di frassino, sempre per altre opere che dovrò fare in oratorio, ho trovato che uno degli spuntoni che stavo tagliando rappresentava all'estremità due branche elastiche di questo tipo. Quindi mi è venuto in mente di riprendere un brevissimo filmato su come realizzare un sistema di cottura per una bistecca sulla brace. E in questo caso le immagini valgono più di 100 parole, quindi passiamo direttamente a vedere la realizzazione. Buona visione. Una volta realizzato l'anello, bisogna ritagliare degli spuntoni di legno che siano più o meno del diametro, o più ampi del diametro dell'anello che ho realizzato, perché mi serviranno perché era una sorta di griglia incrociata. Supponiamo che adesso questo pezzo di pelle artificiale sia la mia bistecca. Io la piazzo sulla mia griglia e poi la blocco con dei legni flessibili. A questo punto sarei pronto per rosolarla sul fuoco. Intanto, i legni vanno tutti decorticati, devono essere tutti quanti verdi, nessun legno deve essere secco perché altrimenti prendono fuoco. Bisogna usare delle essenze non velenose, in questo caso ho usato il frassino,
Si tratta chiaramente di un espediente molto veloce, volendo si può fare molto meglio, ma se uno avesse una necessità impellente e non avesse la possibilità di cuocere in modo diversamente, questo è un metodo molto veloce per creare una graticola. Come si può vedere, è dotata di un manico della lunghezza del mio avambraccio e questo mi permette di stare a una distanza più che sufficiente dal fuoco per non scottarmi. E chiaramente le parti in eccedenza si possono tranquillamente tagliare, eliminare e rimane un lavoro sicuramente più ben fatto. Come potete vedere, ci ho messo praticamente una decina di minuti per creare questo oggetto, quindi un sistema molto rapido ed efficiente se ci si trova, ripeto, nella necessità di doverlo utilizzare. Grazie per la vostra attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video.